Hello guys, bentornati in questo nuovo video. Appena uscito il leak della nuova edizione di Fantasmi del Passato, che uscirà verso aprile 2022. E la fonte è il canale YouTube ufficiale di Konami, quindi è questo ragazzi, non è finto. Vi faccio vedere il video senza l'audio e vi spiego un po'. Allora, innanzitutto la vecchia edizione Ghost from the Past. Infatti esce aprile 2022. La vecchia edizione era un po' trova la Ghost, oppure sei un po' sei un po' fregato. Adesso invece hanno aggiunto delle carte davvero interessanti. Quindi sarà un'espansione buona anche per i competitive player. Quindi poi non sappiamo ancora le print, però sappiamo che ci saranno queste carte esclusive. Quelle che ci interessano di più, Crystal Beast e Rainbow Dragon, non la conosco sinceramente. Quelle che ci interessano di più sono The Code Talker Hitsoul, che è questa carta qui che aspettavamo tanto tempo. È un Link 3 2300, fuoco, si fa con due più mostri se perso con attributi diversi. Quindi Gnister, è facile farlo con i Gnister. Si può fare anche con Salamagna, è un fuoco, però chiede due mostri con attributi diversi. Si può fare con Salamagna. E guadagna 500 attacco per ogni mostro che punta lui. Le frecce sono queste qui, quindi può guadagnare facilmente attacco. Puoi pagare, è un quick effect questo, puoi pagare 1000 life points e pescare una carta. Fine. Paghi 1000 e peschi una carta. Quick effect. Quindi anche il turno dell'avversario. Poi, se i tuoi LP sono 2000 o meno, puoi bandire questa carta dal terreno. E se lo fai, evoca special un Link 3 o più basso, il Link Rating, dal tuo extra deck, eccetto lui, The Code Talker Hitsoul. Puoi utilizzare questo effetto di Code Talker Hitsoul una volta per turno. Si riferisce solo all'ultimo effetto, se non sbaglio, a quello che leggo. Quindi il primo effetto di pescare. No, mi sa che si riferisce a entrambi gli effetti, perché è comunque un effetto unico. Pagate 1000 per costo, peschi una carta e poi puoi fare quest'altro. Quindi è un effetto hard once per turn. Tanto non vi troverete mai con due Hitsoul sul terreno. Comunque carta molto forte. E l'altra carta pure che aspettavamo molto è Borreland Dragon, che è questa carta qui. Link 5, Dark Drago. Mi raccomando, gli attributi e il tipo sono importanti. Si fa con 3 più mostri con effetto, quindi con Dragon Link facilissimo da fare perché non avete problemi a mettere tutti questi mostri sulla board. Non può essere distrutto in battaglia o dagli effetti delle carte e nessun giocatore può sceglierlo come bersaglio con gli effetti dei mostri però, quindi non con gli effetti delle carte ma con solo non è bersagliabile solo dagli effetti dei mostri, comunque non può essere distrutto in battaglia dagli effetti delle carte. Questa carta può attaccare tutti i mostri dell'avversario che controlla una volta ciascuno. E Quick Effect può scegliere come bersaglio un mostro con effetto sul terreno, quindi non per forza l'avversario, ed un mostro rocket, missile, quindi missile, nel tuo cimitero. Nega gli effetti di quel mostro sul terreno, quindi è il mostro che avete targettato, e se lo fai, quindi dovete poter aver negato l'effetto del mostro. Evoca special, il mostro che avete scelto, il mostro Rocket, dal cimitero. Il tuo avversario non può attivare carte o effetti in risposta all'attivazione di questo effetto. Quindi, come gli altri, come Borezvold, eccetera. Può utilizzare questo effetto di Borreland Dragon una sola volta per turno. Quindi, molto molto forte. Questa non si sapeva quando sarebbe uscita. Ci abbiamo una conferma, quindi, amici del Dragon Link. Adesso lo sapete, quindi queste erano le due carte più rilevanti. E poi vabbè, lo sapete, il set sono 5 pacchetti con tutti ultra. E stavolta, anziché avere solo 4 Ghost Rare, ce ne sono 9. 9 Ghost Rare, tra cui confermati Cyber Drago, Dark Magician Girl e Drago Bianco Occhi Blu. Quindi anche per i collezionisti sarà un set interessante questo. Probabilmente alzerà di molto il prezzo delle carte. Perlomeno cioè il prezzo dei box, del box sealed, però forse le carte meta saranno un prezzo più accessibile, visto che la gente le comprerà tanto per le ghost. Non l'hanno detto espressamente, ma anche Arcidemone Drago Rosso sarà una ghost, quasi sicuramente, perché quando sta sul pacchetto in genere, se funziona come gli altri pacchetti Ghost from the Past, dovrebbe avere anche lui una versione ghost rare. Quindi
ottime Ghost Rare, anche meglio delle altre Ghost Rare, perché Dark Magician Girl è sempre stato un fan favorite. Il Cyber Drago è buono, sinceramente ha già delle stampe ultimate che a me piacciono di più. Invece il Blue Eyes lo vedo davvero bene in Ghost Rare, quindi queste due probabilmente saranno le chase card, avranno prezzi simili al Mago Nero. Ovviamente dipende da quanto sarà limitata la tiratura delle Ghost, non sappiamo se avranno lo stesso radio, perché se avranno lo stesso, nel caso in cui avessero lo stesso radio e con 9 Ghost però, quindi meno possibilità di trovare determinate Ghost Rare, queste qua potrebbero arrivare a cifre esagerate, soprattutto questa e questa. Queste qui staranno, non saranno esagerate secondo me, però Dark Magician Girl e il Blue Eyes veramente saranno veramente grossi. 5 carte a pacchetto, tutta ultra, potete trovare una Ghost Rare, e stavolta però le confezioni conterranno 4 pacchetti anziché 3, costeranno anche di più. Costeranno $20, 20 euro in Italia. Dal 22 aprile saranno disponibili, quindi si preannuncia un'espansione promettente. Non sappiamo ancora le reprint che ci possono essere qui dentro, quindi anche quello potrebbe far svoltare, migliorare ancora di più questo prodotto, che sembra già promettere bene. E niente, guys, spero che il video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Fatemi sapere voi che ne pensate di questa espansione, e se dovete fare acquisti singoli, mi raccomando, in descrizione c'è TCG Empire, tutti i link, sconto il 5% se iscrivete a Tegame, e ci vediamo al prossimo video. Bye bye, guys!